E ciao cari, sono Atrix, bentornati signori nel mio canale Aia Cazzarola la mano. Signori, io oggi non posso non fare questo video cazzo. Non lo posso non fare, perché sto arrancando, la season è iniziata oggi, voi già lo sapete. Prima di iniziare però, vi devo dire una cosa. Ho iniziato oggi il secondo semestre della magistrale, quindi questo non significa, signori, che ci saranno meno video, assolutamente no. Questo però significa che, avendo un po' meno tempo di rankare, per l'appunto, probabilmente non arrivo subito Legend, o comunque non ranco subito così velocemente come magari ho fatto la scorsa season. Signori, questo deck ve lo straconsiglio, come chiaramente tutti quelli che vi propongo. È troppo divertente, è molto forte. Ci ho giocato praticamente fino al rank 14, capirai. Ho fatto quanto? 5 partite, ma l'ho vinte praticamente tutte. Signori, io oggi non posso non fare questo video perché i miei occhi hanno appena visto qualcosa di micidiale. Di micidiale, cazzo! È una cosa imbarazzante. Io penso che sia il miglior i migliori yog vi farò vedere che ho mai visto. Ragazzi, mi raccomando, spolliciate sempre come Bertucce Ninfomani, dice Daniele. E mi raccomando ragazzi, condividete il video perché è un modo indiretto per supportare me, il canale e tutto il lavoro che c'è sta dietro. Signori, divertiamoci per forza con questo druido. Signori, tanto lo sapete, ormai so stronzo, non so perché ho perso la musica di sta partita, nella prossima ci sarà, io mi metto qualche musichetta gagliarda sotto in modo da accompagnare così la visione. Ragazzi, è un deck che, vedendo la lista, ve ne potete accorgere, è fatto intorno a Yogg. Signori, a me Yogg piace troppo, è troppo divertente, è troppo bello, molte volte vi può far, diciamo, risalire dalle ceneri come una specie da roba fenice. Chiaro, molte volte Yogg non serve un cazzo perché fa talmente schifo che è meglio non averlo, però, signori, sono più le volte, secondo me, che vi pare il culo che altre. Poi, diciamo, la cosa opinabile, Yogg è chiaramente totalmente RNG, però non fa niente perché a noi ci piace e ci gusta. Signori, giochiamo contro Druido, che vogliamo trovare contro Druido? Delle carte che ci fanno rampare, vogliamo rampare sempre prima di lui in modo da avere, diciamo, più mana e quindi minion più ciccioni da mettere in campo. Noi chiaramente non abbiamo Wild Grow, che sarebbe stata eccezionale contro appunto il druido. Giochiamo le radici perché ne abbiamo altre, e inoltre lui fa la stessa mossa mia, il che mi piace, visto che comunque né io né lui abbiamo rampato e noi comunque abbiamo un bocciolo che potremmo utilizzare al turno 3. Poi vedete che abbiamo Fandral da seguire con, che ne so, con le radici, oppure che ne so, top deckiamo qualcosa di interessante. Fandral è veramente molto molto forte in questo deck e in generale nel deck druido. Speriamo qua ancora che lui non rampi. Per fortuna mi utilizza quella magia, a me sta benissimo. Magari la troviamo, così la giochiamo anche in combo con Fandral, che mi piace tanto. Lui qua fa coin in... fa coin rat, probabilmente ha una mano di merda. Deve chiaramente pescare per trovare qualcosa di interessante. Noi non dobbiamo pescare, abbiamo già tutto l'interessante in mano. Andiamo appunto ad utilizzare il bocciolo, abbiamo 5 di mana. Ora, qual è il miglior top deck che possiamo trovare? Chiaramente possiamo trovare un qualcosa che andrebbe in combo con Fandral. Lui, ve lo ripeto, ha una mano bruttissima, infatti non può fare assolutamente niente. Mi va a trattare l'1-1, a me sta benissimo, perché appunto non rampa e quindi prendo tempo. L'idolo è sicuramente il miglior top deck che qua potevo fare. Prendiamo un minion che purtroppo tra i tre non so quale sia peggio. Signori, non lo so, qua probabilmente il migliore è il mangiafuoco, non per il potere quanto proprio per body rispetto al costo in mana. Il bucaniere non ci faccio niente, il mangiafuoco magari mi può fare un danno, che ne so, potrebbe servire. Qua signori chiaramente il bocciolo di Giada è assolutamente forte, il marchio in generale pure è forte, però diciamo contro deck agro per poter tauntare i vostri minion, in questo caso a me non mi serve, anzi mi serve rampare, ve lo sto ripetendo. Quindi bellissima la magia che ci è uscita. Signori, io qua voglio sinceramente continuare a ottimizzare il mio Fandral. Quindi nulla mi vieta appunto di continuare a rampare, ok? Di avere dei Jade ancora più forti per poter giocare dopo appunto Aya e far spawnare un 3-3 e un 4-4 corantolo di morte. Qua quindi appunto per questo continuo a approfittarne di Fandral. Ora chiaramente qua la mossa counter che potrebbe farmi lui è Swipe. Nel caso in cui mi facesse Swipe però mi rimane un 2-1, ok? Io poi metto Aya e faccio ancora board, quindi prendo tanto tempo, prendo la board. Lo sapete, per un druido che peraltro si è già giocato Swipe nel caso in cui la giocasse, è difficilissimo andarmi a rimuovere un board così forte. Ora, lui qua non mi ricordo che giocava, potrebbe anche giocarmi... Ma questa che cazzo di partita era?
No, dammi la prossima. No, pensavo di aver usato Yogi, invece no. Cari, non mi ricordavo. Comunque, ve l'ho fatta vedere. Me la metto. Tanta partita divertente. Niente di che, giusto per perdere qualche minuto. Signori, questa è la prima delle due partite che vi volevo proporre. Giochiamo contro un caspita di guerriero. La mano è molto bella. Il bocciolo, chiaramente, me lo tengo con Innervate. Talnos è carino, però avrei voluto qualcosa di meglio. Probabilmente, sapendo che usciva il banditore, mi tenevo Talnos. Perché comunque può essere molto forte in combo con Rat o in combo con le radici per poter andare a rimuovere qualcosa di suo, perché potrebbe essere tranquillamente un agro warrior. Qua, ragazzi, è molto interessante, nel senso che mi esce un top deck che è probabilmente meglio di Innervate bocciolo. Quindi probabilmente qua la cosa migliore è andare a giocare l'idolo di Giada, comunque spawnano uno, e magari conservarmi Rat per qualcosa di meglio, magari il late game. Certo, vediamo cosa pesco di top deck. Se non dovessi pescare nulla, potrei anche usare Innervate, però in questo caso mi brucierei un mana, quindi per efficienza di mana non mi piace probabilmente, quindi il potere Roy è sicuramente migliore anche per lui. Ha avuto la sfortuna di avere Patches nella sua mano iniziale e non del deck, quindi non può andarlo a riciclare. Questo è sicuramente un buon top deck. Potrei fare Innervate, ma ancora una volta dico, va bene, me lo tengo, tanto il prossimo turno usiamo il bocciolo, andiamo a 5 di mana. Potremmo poi usare Innervate per mettere qualcosa di veramente cicciolo in campo. Quindi qua utilizzo appunto l'idolo, mi esce lo schifo più assoluto. La comunione astrale ci ho pensato un attimo, ma poi ho detto no, assolutamente no, perché non è un deck che si basa sulla comunione astrale, è un deck che si basa sull'uso delle magie, appunto, il riciclaggio di magie grazie ai banditori, e quindi non l'ho preso. Quindi ho preso un altro bocciolo, sperando di essere più fortunato. Lo sono stato, insomma, nel senso, le radici sono buone contro l'aggro perché mi permette appunto di andare a tradare magari un suo minion il turno dopo. Comunque, non lo so. Di certo è meglio di Nourish. Nourish è un po' troppo lentina. Inoltre, ce n'ho altre due del mazzo. Mettere una terza Nourish mi sembrerebbe veramente eccessivo. Quindi prendo una carta un po' più veloce in questa situazione. Ci prendo le radici. Vediamo quello che esce il prossimo turno. Prossimo turno potrei comunque giocare il bocciolo, Innervate, radici e magari qualcosa uno che mi potrebbe uscire. Qua ancora la gente gioca il bucaniere, l'ho visto anche in altre partite che non vi faccio vedere, che comunque la gente usa il bucaniere. Questo è sicuramente un ottimo draw a uno, come vi dicevo. Quindi gioco tutto, vado mezzo lean, non fa niente, tanto c'ho due radici, c'ho, scusatemi, c'ho due Innervate, no, due Innervate, cazzo, due, vabbè, insomma, l'avete capito. Ho due Azur Drake per pescare una carta Nourish, intendevo due Nourish. E comunque è un buon board che lui attualmente non può tradare, essendo appunto, se è un guerriero aggressivo, perché lo potete vedere, non, anche nel caso in cui mettessi un Berserker 2-4, non può punirmi la board. Quindi poi comunque poi io posso avere un qualcosa in capo e magari top deckare qualcosa, appunto, che lo vada a tradare. Qua io non ci avevo capito assolutamente niente, perché questo non è un agro warrior, ma è un Dragon Warrior. Poco male, topdeckiamo un bellissimo drago che ci permette di prendere un'altra carta. Eccolo qua, infatti Nourish. Questo, diciamo, rafforza la mia idea di non prendere un'altra Nourish, perché già due sono sufficienti. Poi avere tante Nourish in mano a 5 mana vi permette appunto delle giocate troppo lente per un deck aggressivo, comunque molto veloce, come il Dragon Warrior che stiamo vedendo contro. Signori, turno dopo c'è poco da fare? No, perché questo è un buon top deck. Chiaramente, se mi usciva qualsiasi altra cosa, avrei utilizzato per l'appunto Nourish questo combo top deck, perché a meno che non c'ha un corruttore in mano, è costretto a tradare doppio i due pezzi, quindi faccio due pezzi per uno. E infatti così, lo vedete, trado due pezzi per il mio 4-6. Ora probabilmente qua non c'è santo che tenga, infatti la seconda Nourish me la fa utilizzare per forza. Quindi andiamo a pescare tre carte, magari, che ne so, troviamo un Innervate, troviamo qualcosa che possa andare a tradare il drago. Assolutamente no. Ora, l'idea adesso è questa, di comunque andare a usare quelle magie, diciamo, in combo con l'Auctioneer per riciclare. Qua Talnos me lo voglio giocare, voglio comunque pescare qualcos'altro. Qua le giocate da fare fondamentalmente erano molteplici, però qua ho pensato a farne due: o utilizzare le radici per far spawnare 2-1-1 in modo da tradare poi il drago con Rat il turno dopo, oppure semplicemente giocare Talnos per poter pescare magari qualcosa, come, che ne so, un Innervate, chiaramente sarebbe il draw migliore, per poter appunto poi andare a riciclare con l'Auctioneer e dare magie al nostro Yogg-Shannon. Ora, vediamo colui che fa. Qui mi aspettavo un'arma o un corruttore. Eccolo qua, infatti, il corruttore. E quindi, signori, è ora di. Eccola qua, infatti. Avevo un'altra radice nel deck. Probabilmente qui la utilizzerò, come vi dicevo in precedenza, in combo con l'Auctioneer. Vado a tradare il 5-4. Inoltre, pesco anche due carte che non fa mai male, visto che comunque tutte queste spell che noi utilizziamo sono un investimento. Sono un investimento al nostro Yogg. Signori,
tutto bello liscio. Swipe peraltro è un buonissimo draw, peraltro abbiamo anche Feral Rage che ci dà il più 8 armatura, quindi diciamo siamo safe da qualsiasi giocata. Da qualsiasi giocata, oddio, proprio qualsiasi no, comunque la cosa che mi può dar fastidio in questo momento è il suo Dragonite, un 9-9 senza peraltro avere Malch nella mano, è un po' fastidioso da gestire probabilmente, però speriamo che no, mi dovrebbe buttare a 15, quindi mi dovrebbe andare fondamentalmente face con il drago che dovrebbe usare per straddare. No, invece no, qua giustamente va in execute, quindi probabilmente gioca, ok, perfetto, il Dragonite cazzarola, perfetto. È un 9-9 nel campo, non abbiamo Malch, che fare qua? Signori, che fare? Qui lui ha 13, e probabilmente sono morto il turno dopo. Quindi qua devo andare a rimuovere sicuramente il gigante. E dopodiché, non avendo più mana a disposizione, giochiamo un Feral Rage, ci curiamo di 8. Il turno dopo cerchiamo prima di tutto di trovare un match, magari usando Nourish, e soprattutto, perché è ora, di trovare per l'appunto Yogg-Shannon, che può tranquillamente farci rimontare in questa situazione, che comunque per noi è un po' di svantaggio in questo momento. Signori, qua che prendo? Bah, sinceramente potrei prendere qualsiasi cosa, nel senso che comunque ora la mia win condition, tra virgolette, è o top deckare un match da Nourish, oppure prendere per appunto Yogg-Saron in modo che faccia un devasto e mi faccia vincere la partita. Qui mi metto 8 di armatura e spero in un top deck buono, anche perché lui ha già 9 danni in mano. Sto curatore mi fa malissimo, mi fa veramente male, perché quello che era per me un vantaggio, nel senso che lui aveva poche carte in mano, si è un po' capovolto. Ora purtroppo va 4 carte, quindi va a pari merito mio quasi. Signori, qua mi salva veramente poco, nel senso che probabilmente, non so se l'avete visto, ma io ho scelto di prendere per l'appunto provocazione. E forse è stata la scelta migliore, visto che comunque qua ho bisogno, primo, di utilizzare Nourish per prendere o Yogg o Malch. Dopodiché ho bisogno di, diciamo, temporeggiare un turno, mettere qualcosa con provocazione, in modo che posso prendere Yogg, utilizzarla poi il turno dopo. Ok, non so se mi sono spiegato. Quindi qua pesco, diciamo, una provocazione. Ma cosa voglio fare? Sicuramente voglio giocarla. Se io gioco Nourish posso, sì, è vero, top deckare un Malch, ma se non lo faccio io perdo il game e non voglio rischiare. Quindi qua metto un fortissimo 5-8 in campo, perché l'ho messo lì, in modo che lui è costretto a tradarlo con il Dragonite, ok? Poi uso Rat sul Dragonite e trado per l'appunto il Dragonite. Certo, è una giocata molto passiva, però questo qua mi dà tempo. Mi dà tempo per poter trovare o Malch per un secondo Dragonite, gli mortacci su, eccolo qua, oppure per trovare questo benedetto Yogg-Saron che lo sto aspettando da un po' dei turni. Quindi il prossimo turno sarà sicuramente Nourish. Bello Malch, molto molto bello, era ora anche che uscisse, quindi Nourish, Malch e Rat sicuramente. Quindi prima chiaramente andiamo a pescare, speriamo di trovare Yogg-Saron, ormai mi mancano così poche carte che eccolo qua infatti. Spero di sopravvivere un turno, visto che comunque lui ha preso il potere del cacciatore, 4-5, c'ha già 7 danni in mano. Probabilmente l'arma non ce l'ha, perché nel caso in cui avesse avuto l'arma per l'appunto l'avrebbe utilizzata un paio di turni fa, perché mi pare che aveva l'ital in mano, non mi ricordo. Comunque, qua io prego in Dio di arrivare perlomeno prego in Dio di arrivare a un mana, e poi prego il Signore affinché Yogg-Shannon ci regali per l'appunto una gioia. Qua va bene, va bene un cazzo, stiamo a uno, signori! Siamo arrivati, siamo pronti. Qua forse era meglio non trattare, perché comunque può uscirmi qualcosa tipo brawl eccetera. Signori, vi lascio Yogg-Saron. Innanzitutto io lì smisto sempre, io controllo sempre. Quando ho visto che possa andare face, ho capito, cazzo, Yogg sta facendo la cosa giusta. Mi ha tradato la board in qualche modo. Ora, visto che mi ha tradato la board, che è una cosa positiva, voglio di certo andare perlomeno a 3 di HP. Quindi che ne so, prendermi una specie di armatura, o che ne so, eccola qua signori, mi sarebbe anche bastato prendere, che ne so, un ice block, qualcosa di particolare che appunto mi faceva resistere un altro turno. Qui favore divino non ci serve a niente, qua i lupi ci servono tantissimo, perché nel caso in cui avesse qualche carica come l'Elicron siamo riparati pure da quello. Guardate qua che combo, swipe con quest'altra roba che mi va a pulire 2 minion, swipe che ve lo dica fa fortissimo pure questa, signori, ragazzi miei, questa è una... Quando l'ho giocato io stavo così, a bocca aperta, e guardavo e godevo come un riccio. Cioè guardate qua, ho preso anche ancora armatura, cazzo, perché non bastava solamente 4. Non ci sto a capire niente, basta io che hai fatto il tuo, basta, per carità di Dio. Signori, è inutile che ve lo dico, io qua ero rimasto un attimo fermo perché non capivo bene la situazione, peraltro quello c'ha pure fuori del vento, cioè è una cosa imbarazzante.
Lui qua, peraltro, anche se mi gioca alla morte, io non so se avete notato, ma ho beccato il segreto del mago che lo trasforma in una pecorella 1-1 a Yogo Charon. Non so se ci sono reso l'idea, ragazzi, in questo caso qua. Cioè, lui probabilmente, qua spettacolare lo dovevo dire, perché Yoga è stato realmente spettacolare. Lui qua probabilmente si sta dando tante di quelle menate sui coglioni da diventare cieco. Ora, qui... No, qui niente, ve lo dico subito. Lui aspetterà la... Perché probabilmente lui è morto, è deceduto il ragazzo. A me dispiace, bon ciaca ciala ciaca. Probabilmente è morto. Qui... No, non è morto perché ha fatto un colpo di vita. Ho visto che ha mosso la carta. Comunque, andiamo un attimo avanti. Per l'appunto, sì, no, probabilmente ragazzi ha avuto uno schioppo, è morto. Qua aspetta la fune, la corda, la rope e concede. Signori, andiamo alla prossima. Ecco la prossima, belli miei, contro uno sciamano. Ora, contro uno sciamano aggressivo, così come diciamo contro deck aggressivi, questo deck fa un po' di fatica a carburare. È normale che se voi vi tenete, cioè, se voi vi tenete una mano di questo tipo, è normale che a carburare invece fate meno fatica, perché potremmo, che ne so, fare Innervate, Bocciolo e andare già a 3 di mana per il turno dopo. Potremmo, che ne so, utilizzare Rat per qualche rimozione, Gabiremici dopo Nurici. Insomma, abbiamo una bella mano. Qui la cosa migliore è, appunto, visto che secondo me è un aggressivo, di andare a utilizzare subito il nostro Bocciolo. È vero, abbiamo investito un Innervate, abbiamo investito, però ora abbiamo ogni turno è come se avessimo già usato l'Innervate, perché appunto abbiamo rampato. Va bene, lui mi usa questa, ci sta anche, assolutamente. Io qua vado a tradare per l'appunto all'1-1 e mi gioco il mio Idolo di Giada. Potenziamo i nostri Jade, che è molto molto forte, soprattutto contro un deck aggressivo. Così, arrivati diciamo al quinto o sesto turno, possiamo mettere le nostre bestie, i nostri Giada potenziati. E lui può fare veramente poco. Abbiamo avuto un inizio di partita fulmineo. Ora, chiaramente io pensavo che fosse un aggro, e chiaramente già avevo la vittoria in tasca, una vittoria tranquilla. Quando poi ho capito che in realtà non è un aggro, ma è un midrange, le cose un po' si sono complicate. È vero, siamo partiti sicuramente molto molto forte, però chiaramente la partita non è vinta al 100%, visto che comunque il midrange ha molte più risorse in late game rispetto che all'aggro, chiaramente. Signori, io qua voglio assolutamente giocare Fandral. Perché voglio giocare Fandral? Perché se resiste questo turno, abbiamo il turno dopo Nourish, che chiaramente attiva il doppio, il doppio potere, e abbiamo anche Rat a 4 che ci fa pescare una carta. Qua chiaramente Fandral è mostruoso. Se Fandral mi rimane un turno, chiaramente Fandral non me l'ammazza né la magia a 4 che fa spawnare uno Giada, né nient'altro, visto che è un midrange. Probabilmente l'unica cosa che mi può ammazzare Fandral, non mi può ammazzare, è appunto la Hex, no? Me lo trasforma. Ecco, oppure questa maledetta involuzione che è la top deccata. Vabbè, signori, non fa niente, ci abbiamo provato, assolutamente era da provare in quella situazione. Comunque Nourish lo utilizziamo lo stesso. Qua c'è anche un più 4 attacco che potremmo usare il turno dopo, magari contro un suo probabile Drake. Contro il midrange non serve per forza che la Feral Rage lo utilizziamo per fare più 8 armor, visto che comunque è molto più lento e meno aggressivo per l'appunto Denagro. La mano che ho è abbastanza buona. Anche se io qua ancora non avevo la chiarezza, cioè ancora non avevo il 100% che lui fosse un aggro o un midrange. Qua chiaramente il top deck migliore che potesse uscirmi è Tauriston. Adesso se top deck oppure un Auctioneer, pesco tante di quelle carte che probabilmente lui concede. Signori, avere due Auctioneer permette di riciclare sempre questo deck, permette sempre appunto di avere delle risposte alle giocate dell'avversario. Qua purtroppo per lui c'aveva un totem che gli dava più 1, quindi utilizza una bella magia di Giada molto molto value, perché mi permette appunto 5 danni. Io qua devo andare a cercare qualcosa, per esempio un Auctioneer o un qualcosa. Perfetto, ecco l'Auctioneer. Ora, signori, io non perdo tempo, qua devo assolutamente pescare perché la mia mano attualmente mi dice veramente poco. Quindi, visto che Tauriston ha fatto il suo lavoro, andiamo a tradare il 3-2, quindi pescare una carta. Dopodiché andiamo a prenderci un Golem 3-3 per pescare per l'appunto una carta. È stata la scelta migliore utilizzare il 3-3 piuttosto che rimettere nel deck? Assolutamente sì. Io non voglio, tanto qua l'Auctioneer me lo fa fuori. Io non voglio il turno dopo magari pescare un nuovo Idolo di Giada. A me non interessa assolutamente. Io, questo match non si andrà in fatigue. Ve lo spiego subito perché. Primo, perché lui ha 19 di HP, siamo molto aggressivi. Secondo, perché Yogg-Saron, vi ripeto, può diciamo rendere la partita vinta da lì a un paio di turni. Quindi la fatica probabilmente in questo deck difficilmente ci si arriva. Peraltro voglio mettergli pressione, voglio giocare qualcosa nel board. Questa è la decisione per cui ho giocato l'idolo di Java. Peraltro, visto che avevo un Behemoth, avrei voluto che il Behemoth mi spawnasse un 4-4 e un 3-3.
Qui, signori, Behemoth o Aya, chiaramente Aya soffre tantissimo l'ex, ma nel caso in cui non avesse ex, Aya è fortissimo in questo caso qua. Inoltre, comunque, mi spawna un 4-4, nel caso in cui me lo tradasse con il 5-5 posso andare a usare Wrath, a uccidere il 5-5 e a riciclare una carta. Qua, purtroppo, per me aveva ex, è stato molto bravo a utilizzare l'ex precedentemente su Fandral. Perché fortunato però che aveva top deckato in evoluzione, questo c'è da dire. Signori, va bene, lui inizia prepotentemente a mettere i Jade, caro mio, tranquillo che ce l'ho pure io, non ti preoccupare. Ora, qui chiaramente andiamo a tradare il 5-1, voglio pescare una carta, voglio iniziare anche a vedere lui, eccolo qua lui, perfetto, chiaramente me lo tengo, perché Yogg, ragazzi, mi raccomando, utilizzatelo solamente in una situazione, appunto, in cui voi state sotto di board. Non utilizzate quando voi state sopra, perché non c'ha senso utilizzarlo quando voi state sopra, perché potrebbe fare un casotto, potrebbe appunto andare a rovinare una situazione in cui per l'appunto voi state sopra l'avversario. Utilizzatelo sempre quando state sotto, come nel caso precedente, no? Che stavamo un HP, allora va bene, utilizzo Yogg che ci può far vincere la partita. Signori, la board mia è fortissima, nel senso qui lui come me la può distruggere? Non lo so, sinceramente forse con una rimozione d'aria, oppure involuzione, ma involuzione qua non è fortissima, perché comunque ho un 5 di mana, un 6 di mana, un 6 di mana, involuzione qua è veramente scarso. Probabilmente potrebbe utilizzare un portale per andare a tradare il 3-1, non che sia una mossa così, il 3-1 e il 3-1, non è una mossa... Non è che sia una mossa fortissima, nel senso che ci sta ancora, io sono in vantaggio. Certo, però, sarebbe opportuno che adesso mi uscisse qualcosa. Nourish è sicuramente una carta formidabile qua. Posso dobbeccare veramente tante tante soluzioni, tra cui Swipe, che è sicuramente la soluzione migliore che potevo dobbeccare adesso. Andrò di Swipe per l'appunto sul 5-1, sul 5-3 è uguale, tanto poi andrà trattato con il 5-4, visto che non posso usare il potere eroe. Però prima di tutto prendo una magia. Che magia prendo? Signori, una merda. Nel senso che tocco curativo mi genera 8 salute, ma ve l'ho detto prima, la salute a me non ci interessa. Peraltro siamo ancora a 24, che ci faccio? Mulch? Oddio, Mulch potrebbe essere utile, ma già ce n'ho uno in mano. Nel senso che, perché usare Mulch quando invece abbiamo comunque uno Yogg-Shannon pronto ad essere utilizzato quando siamo in una situazione di pericolo, comunque siamo sotto di board. Signori, qua l'idolo del corvo sicuramente è la migliore. Una migliore primo perché ci fa utilizzare altre magie, quindi altri Yogg, cioè altre carte magie che possono essere generate da Yogg. Secondo perché spero di trovare una magia migliore. Che ne so, un Ferreggio, un altro Swipe, un Wrath, cose di questo tipo e non quelle che abbiamo già trovato. Lui qua prende top deck a un bel drago di Zaffiro, buon per lui, sono contento, caro, insomma mica tanto. Qua purtroppo è runner prende drago e quello stronzo là, fortunato. Io qua continuo a usare magie, tanto poi ce ne sarà payog. Qua purtroppo prendo ancora delle carte di merda, meteorizzazione fa schifo perché lui sta a tre carte, è meglio che stia a tre carte. La pioggia fa pure questa, fa un po' schifo. Va bene, io ormai prendo Idoli del Corvo e vado Idoli del Corvo a manetta. Tanto poi ripeto, Yogg saprà il suo dire. La rabbia è fortissima perché ci mette di traddare per l'appunto sul 4-4. Qui il marchio della natura. Nourish no, perché ormai c'è poche carte e non mi serve Nourish. Il marchio è forte perché comunque potrei mettere qualche provocazione forte. Qui vado per l'appunto a tradare la board, quindi uso questo benedetto marcio che ce l'avevo da un po' sul 6-6, utilizzo questo sul 4-4 e vado a tradare, e vado, scusate, mi face per l'appunto per rendergli, per mettergli pressione e portarlo quindi a 12. Sarebbe stato inutile in questo caso tradare su 2-3 perché comunque dovrebbe farlo lui. Perfetto, la situazione è buona, è positiva per noi. Qui utilizza un altro drago runner che gli esce. Qua chiaramente, come vi dicevo, va a tradare con il 2-3. Non so, non mi ricordo ora che sta facendo. Ha voluto pescare una carta? Ok. Sì, probabilmente ha voluto pescare una carta. Qui si ricarica di vita. Questa un po' mi fa male, nel senso che avevo preso. Mancavano solo 12 HP. Mi dà un po' fastidio. Qui chiaramente lui faccia perché non poteva traddare. Signori, Yogg, aspettate, aspettate, cari. Non siamo sotto le board. Yogg ancora è troppo frettoloso. Poi se io posso usare altre spell, no? Chi me lo fa usare Yogg quando possiamo rendere il nostro Yogg ancora più forte? Quindi utilizziamo il 5-6, andiamo di marchio, glielo diamo chiaramente sul 6-3, andiamo a tradare il Drake che ci aveva paura. Purtroppo non gli possiamo andare face perché lui sta a 26. Quindi nel caso in cui stava a 12 saremmo probabilmente anche andati face. Signori, abbiamo la board, abbiamo Yogg. Quindi ora se lui qua qualcosa di strano mette, che ne so, 10 minion con Bran che lo appa. Ok, quindi probabilmente questo qua è un deck evoluzione, Evolution Shaman.
È molto divertente anche questo deck, probabilmente ve lo porterò. Guardate qua che Madonna di board si è fatto. Io qua è stato un po'... A parte l'1-1 a costo 6, purtroppo qua, signori, non c'è un cazzo da fare. Signori, io vi lascio Yogg, ma io qua veramente non ho capito assolutamente niente. Cioè, signori, vabbè che c'avevo 250.000 magie, ma non ho capito un cazzo, perché guardate che sta succedendo. È un devasto, è un casino, è un disastro. Moneta, poi pronti al tiro, vabbè, non ci interessa. Pozione su di me, sì, se no non ci interessa. Questa non ci interessa perché siamo a 7. Infligge 2 danni. Vabbè, dai, uno via. Ira sacra, ma ci potrebbe interessare. Peccato che ce l'ha fatta addosso a noi. Attacco sotterraneo, ci piace, ci interessa. Ondata di cura, sì, sempre se ce la fai a noi ci interessa, se no mi interessa ben poco. Dai, faccela a noi, sì, ma ci sono 257 minion in campo, è difficilissimo che la faccia a noi, per l'appunto non la fa a noi. Evoca 330 non ci interessa, abbiamo 7 minion. Le radici ci possono interessare se me le fai in maniera corretta, non so dove cazzo sono andate, non mi ricordo niente, non ci sto capendo niente. Il fulmine è buono, il fulmine è molto buono, fammelo su là, non me lo fa assolutamente là. Signori, qua sta succedendo un disastro. Atrix attacca, quindi attacco con lui, poi traddare col C3, ma qui succede qualcosa di strano perché non me lo tradda, mi dà brama di sangue, ormai il tempo è finito, non ci sto capendo niente, signori, guardate, mi dà confusione, cazzo, quindi diventa 3-9, non mi riesce a traddare quello, quindi traddare con quell'altro. Signori, Yogg ancora una volta lascia il segno, lui ha usato... ormai questa qui è una board che non può fronteggiare, perché ha usato già fondamentalmente le sue emozioni, ha utilizzato involuzione, ha utilizzato devoluzione, ha utilizzato tutti e due i portali. Sinceramente, cosa fa? Ah, perfetto, ok, ancora da dire la sua, va bene, ci sta, ci piace. Evoluzione, no, caro, evoluzione non ti salva il culo, signori, good game. Ragazzi, aspetta che mo me ne prendo fiato, perché sinceramente non ce la faccio, veramente non ce la faccio più. Io spero che anche oggi il video vi sia piaciuto. Yogg è troppo divertente, signori, mi raccomando, fatevi sto deck. Belli miei, noi ci vediamo al prossimo video, bella.